Bentornati ad Ucima News. Dati di settore, interviste e approfondimenti sul mondo delle macchine per il packaging anche in questa ultima puntata del 2021. E partiamo proprio dai dati più recenti che ci danno una panoramica sul 2021 che si sta concludendo, in particolare sui preconsuntivi che sono stati presentati all'annuale cena con i giornalisti. I preconsuntivi ci dicono di una crescita importante in tutti gli indicatori rispetto al 2020, con una previsione di 8 miliardi e 400 milioni di fatturato, crescita pari all'8% rispetto a 12 mesi fa. Il servizio torna ad infrangere la soglia degli 8 miliardi la corsa dei costruttori italiani di macchine per il packaging. Nel 2021, secondo i dati preconsuntivi di MEX, Centro Studi di Ucima, il fatturato complessivo del settore si attesta a 8 miliardi e 435 milioni di euro, in aumento dell'8% rispetto al risultato registrato nel 2020. Un dato che supera il fatturato 2019 e che consolida il settore anche alla luce della pandemia. In particolare, il mercato dei costruttori italiani di macchine per il packaging è aumentato del 18% in Italia, per un valore assoluto di 2 miliardi e 35 milioni di euro. L'export, storico punto di forza del settore, ha contribuito complessivamente per 6 miliardi e 400 milioni di euro, crescendo del 5% rispetto all'esercizio precedente. La ripartenza a pieno regime degli stabilimenti industriali sta però coincidendo con un rincaro dei costi di produzione medio del 30%. A pesare sulle aziende in questo momento il prezzo delle materie prime, i forti ritardi di consegna della componentistica e gli aumenti dei loro costi, gli incrementi delle tariffe dei trasporti sia via mare che via terra, oltre ad una crescita smisurata dei costi energetici che alimentano le fabbriche. E al netto dei quasi 7 mesi di produzione assicurata per il 2022 stimati dal MEX, l'attuale situazione globale rischia di incidere negativamente sul comparto, oltre a mettere un freno alla ripartenza dell'economia nazionale. 2021 che si chiude con un risultato molto incoraggiante. Non solo la nostra industria ha superato il 2020, ma è riuscita a sopravanzare i risultati già importantissimi conseguiti nel 2019. Quindi siamo molto ottimisti sul futuro, abbiamo ottime prospettive per il 2022. Purtroppo fu un'estate dalla ben nota carenza di materiali per approvvigionare le nostre produzioni. Parlo nello specifico della difficoltà di recuperare componentistica elettronica, in particolare, ma anche meccanica, ma soprattutto elettronica, e questo purtroppo sta inficiando le nostre capacità produttive, quindi abbiamo pochissima visibilità sul futuro, abbiamo fatto forte pressione sui nostri fornitori perché non ci abbandonino in questo momento delicato. Purtroppo anche loro mancano di visibilità perché anche essi legati a catene di fornitura molto globalizzate. Parliamo di fiere, esito positivo per la terza edizione di MITTEC, l'evento dedicato alle tecnologie per le carni, i salumi e i piatti pronti, con 114 espositori e oltre 11.000 visitatori. Il servizio. 114 espositori, 120 buyer da 27 paesi, 11.000 visitatori, il 15% delle aziende presenti proveniente dall'estero, oltre 500 meeting e 5 giorni di fiera. Sono i numeri della terza edizione di MITTEC, svoltasi dal 22 al 26 ottobre scorsi a Fiera Milano Ro, in concomitanza con Tutto Food e Host Milano. Per la prima volta IPACHIM ha sperimentato un evento ibrido che ha amplificato i risultati della manifestazione grazie agli oltre 560 meeting registrati sulla piattaforma MyIPACHIMA e dalla diretta streaming di tutti gli eventi di manifestazione, che ha aumentato l'audience in presenza e la diffusione dei numerosi contenuti proposti. Numeri che confermano MITTEC come punto di incontro per i fornitori di soluzioni di processing, packaging e ingredienti, che guardano al comparto del fresco, in particolare a salumi, carni, piatti pronti, prodotti ittici e settore caseario. Grande spazio sul fronte espositivo e convegnistico anche alle nuove tendenze legate alle proteine vegetali.
Meatech è stata l'occasione per fare il punto sui trend di un settore, quello del fresh food, che include meat, fish e dairy, che esprime a livello mondiale un volume di 937 miliardi di euro e nel quale il segmento processed meat è al primo posto, occupando il 76% con un valore di 700 miliardi di euro. In questo quadro, la tecnologia, di cui l'Italia è leader nel mondo, vale 49,9 miliardi di euro nel food processing e 15,3 miliardi nel food packaging. Visione internazionale e apertura a nuovi mercati hanno reso Meatech 2021 un momento di sintesi importante per la community del processing and packaging, che guarda con ottimismo alla prossima edizione di Pachima, in programma Fiera Milano Ro dal 3 al 6 maggio 2022. E dopo Meatech, i riflettori delle aziende associate sono ora orientati su Ipachima, dal 3 al 6 maggio 2022 a Fiera Milano Ro. Sentiamo la D di Ipachima, Rossano Bozzi. Si sta avvicinando anche il momento di Ipachima, tanto atteso. La manifestazione l'abbiamo spostata, come tutti ormai sanno, dal 3 al 6 maggio 2022. È una manifestazione che tutti appunto aspettano in persona, in presenza, con anche qualche piattaforma tecnologica che metteremo a disposizione i nostri buyer, i nostri espositori, ma soprattutto tante novità dal punto di vista anche qua dei contenuti. Quindi la prima grossa novità è la nuova collaborazione che abbiamo attivato con Farmintech, che si svolgerà in contemporanea con Ipachima dal 3 al 6 maggio in una formula rinnovata e sinergica rispetto a quello che è il mondo Ipachima. Avremo un focus molto particolare sul liquid food and beverage. Avremo anche ovviamente l'occasione di parlare di sostenibilità. Siamo nel contesto dell'Innovation Alliance, anche grazie alla presenza che è stata comunicata da poco del Green Plastic contemporanea con le nostre manifestazioni. Abbiamo il Print for All per tutto quanto riguarda il converting e il printing, l'Intralogistica Italia per tutto ciò che concerne appunto l'industrial handling e anche la movimentazione lungo la supply chain. E quindi tanti argomenti, tanti contenuti. Stiamo lavorando in questo ultimo rush finale che ci accompagnerà a maggio 2022. Vi aspettiamo di Ipachima, numerosi dall'Italia e dall'estero. Ucima ha riattivato negli scorsi mesi la Commissione Ricerca e Innovazione, uno strumento molto utile per poter fornire alle aziende associate strumenti, know-how e momenti di confronto per migliorare i propri prodotti e il proprio modo di fare industria. La Commissione è presieduta dal vicepresidente di Ucima, Roberto Paltrinieri. La Commissione che c'è da anni in Ucima l'abbiamo ripresa in modo tale che possa essere un momento di confronto fra le diverse aziende sui temi appunto di innovazione. Durante questo periodo di pandemia non erano possibili le riunioni in presenza e perciò abbiamo usato, come molte altre aziende, come molti altri casi, i webinar per raggiungere questi obiettivi, diciamo, di condividere varie aree e temi sull'innovazione. Abbiamo deciso alcune aree su cui focalizzarci, che sono le aree, diciamo, probabilmente di maggiore interesse in questo momento storico. Le aree sono l'area del digitale, l'area della sustainability, le aree dell'open innovation, cioè la collaborazione con università, con start-up e alcune altre aree che sono relative alla sicurezza delle nostre macchine. I campi sono molto ampi e con un webinar non si può coprire tutto, perciò li ripeteremo con temi più specifici in questi ambiti nelle prossime edizioni. Abbiamo deciso di farne circa una al mese, con la speranza però che forse nella seconda metà dell'anno potremo fare anche qualche evento in presenza o un misto fra presenza e webinar, in modo tale che possa permettere a chi vuole essere in presenza, ma anche a chi non ha tempo sufficiente per viaggiare, potersi collegare e poter avere accesso alle contenuti del webinar. I webinar sono comunque registrati e perciò possono essere ascoltati anche da chi non riesce a partecipare a questi eventi.
Focus sul nuovo piano transizione 4.0 nell'ultima puntata della trasmissione Italia 4.0 andata in onda su Classi NBC. Tra gli ospiti della trasmissione Stefano Lugli, responsabile dell'area tecnico-economica di Ucima, che ha raccontato quali sono le ripercussioni e i punti di vista del comparto delle macchine automatiche per il packaging e l'imballaggio. Vediamo un estratto. È dal primo anno in cui uscì l'incentivo che a fianco di aver stampato lo spumante, perché finanziava ovviamente la vendita di beni strumentali, quindi tipicamente il know-how delle nostre aziende, avevamo lamentato comunque il fatto che non ci fossero degli scenari di medio-lungo termine, che sono quelli che servono per incentivare al massimo le aziende a investire in questo senso. Quindi non ci può che cogliere assolutamente a favore, fra l'altro anche in modo inaspettato, perché nessuno ne aveva parlato di questo aspetto, quindi siamo molto molto soddisfatti. C'è il problema ovviamente della potatura, innalzamento delle aliquote, ma lì magari i prossimi anni, magari facendo le formichine, potendo migliorare ulteriormente i dati di finanza pubblica, si potrà tornare magari a delle percentuali più interessanti. Certo, se qualcuno mi avesse detto nel 2016 avrete l'incentivo fino al 2025, l'avremmo firmato subito, certo, da qua a Milano. Quindi sicuramente questo è l'aspetto positivo. Poi, come sempre, c'è il bicchiere mezzo pieno e il bicchiere mezzo vuoto. Prendiamo la parte positiva, prendiamo positivo anche il fatto che è stata rifinanziata la Sabatini, che tipicamente, parlo delle PMI, è lo strumento che si affianca in questi investimenti 4.0, che porta anch'esso a casa un beneficio, uno stimolo importante. In più ci aggiungiamo anche una promessa, siamo a questo punto però di promessa, ma il governo si è espresso chiaramente sul fatto di rivedere i periodi di ammortamento dei beni strumentali, che sono fermi di troppo tempo e che sono troppo lunghi. Promozione del settore e delle aziende in Italia e all'estero. Questa è la mission dell'area promozione e marketing di Ucima, grazie alla partecipazione di fiere nazionali e internazionali, incoming buyer e importanti relazioni governative. Ascoltiamo Antonella Tantillo e Francesco Cutellè, project manager dell'area promozione e marketing di Ucima. Il 2022 segnerà il ritorno a pieno regime delle attività fieristiche di settore. Sul calendario del nuovo anno sono tanti gli appuntamenti in tutto il mondo da segnare in agenda, a partire da IPACHIMA, la fiera internazionale di riferimento del packaging e del processing, che torna a Milano dal 3 al 6 maggio. Ci sono poi le collettive e Ucima per il 2022 ne è in programma 15. Molte di queste, grazie al supporto di CEGEZIA, prevedono un modulo preallestito gratuito di 9 metri quadri. Tra le fiere in programma ricordiamo ROSUPAC, Expo PAC Messico, PAC Expo International e soprattutto ProPAC Asia, che rappresenta la fiera di riferimento per tutto il continente asiatico, che non si è potuta svolgere quest'anno e per la quale abbiamo già ricevuto molte adesioni. Il discorso delle collettive rimanda naturalmente all'argomento della mobilità internazionale. Su questo fronte l'area promozionale offre massimo supporto e flessibilità a livello organizzativo per garantire alle aziende la partecipazione come è avvenuta negli ultimi 2 anni nonostante la situazione. Ricordiamo inoltre la possibilità di usufruire dei finanziamenti SIMEST come ulteriore strumento di supporto alle manifestazioni internazionali e che potete trovare le informazioni delle collettive sempre aggiornate sul nostro sito dell'associazione. L'associazione ha di recente pubblicato un nuovo video che con immagini e musica presenta il nostro comparto. Ve lo proponiamo in chiusura di puntata. E nel fare questo vi auguriamo un buon Natale e un felice 2022 da parte di Ucima e della redazione di Ucima News. Arrivederci e auguri.